Domenica 17 settembre è stato inaugurato il nuovo antico tempio del Charmis, storico luogo di aggregazione per la comunità della chiesa valdese di Villarpellice. L'intenzione è quella di far rivivere questo edificio dalle antiche origini, rispettando la sua tradizione di luogo accogliente e comunitario. Vai! La nascita del Tempio del Charmis si situa probabilmente all'inizio del 600. Le prime fonti che abbiamo sono il millesimo che è presente sopra la porta. L'altra fonte è presente nell'archivio del comune di Villarpellice, un registro delle proprietà che racconta della presenza nel quartiere del Charmis di un edificio della comunità e di una piazza davanti alla chiesa. E quindi probabilmente queste due annotazioni si riferiscono allo stesso edificio, l'edificio che c'è alle mie spalle, inaugurato oggi durante i quasi cinque secoli della sua storia. Questo luogo è stato sia appunto un luogo liturgico, un luogo utilizzato per la vita della chiesa, ma anche una scuola e uno spazio comunitario utilizzato dall'Unione Giovanile e da chi nella comunità ne aveva necessità, bisogno e desiderio. Ma l'architettura è un... cioè in genere uno pensa ad un edificio, l'architettura è un qualcosa di più complesso, l'architettura è data da una costruzione abitata, utilizzata, usata dalle persone. Nel momento in cui le persone utilizzano, come nel caso di Charmis, per più funzioni, comunque di collettività, di socializzazione, di star bene insieme, ecco che l'architettura diventa un fatto da conservare, da mantenere e da portare nel tempo. Questo luogo è stato per me, per la mia famiglia, un importante punto di riferimento anche non religioso. Anche altre persone hanno utilizzato questo tempio per fare delle feste. I giovani hanno fatto diversi capodanni. I miei ricordi però più emozionanti risalgono al periodo, al decennio tra le 60 e le 70, perché per me, che ero una ragazzina di 14-15 anni, questo momento del venerdì sera in cui ci ritrovavamo tutti gli abitanti del Charmis, che non eravamo molto distanti chilometricamente, ma che durante la settimana ci vedevamo poco, e invece il trovarci dentro questa sala per tutti insieme, per ascoltare la lettura della parola, per cantare, per giocare, era un momento veramente emozionante che io personalmente aspettavo tutta la settimana, questa giornata, questa serata, per poterla vivere assieme a tutti gli altri. Il Tempio del Charmis è stato recuperato anche grazie ai fondi dell'8x1000 della Chiesa Valdese, e la struttura ora può riaprire le sue porte al pubblico, non solo come spazio espositivo, ma anche come luogo di incontro. L'intento è stato quello, da un lato, di raccontare una storia, una memoria, appunto come questo edificio è vissuto nel corso dei secoli, ma allo stesso tempo permettere che l'edificio stesso continui ad essere utilizzato, quindi che continui ad essere uno spazio di incontro. Come raccontare tutti questi secoli? Abbiamo deciso di farlo individuando alcune storie e alcuni oggetti che potessero appunto essere anche evocativi, simbolici dei vari usi che ci sono stati. Allora, alcuni di questi oggetti sono più legati a questo luogo come luogo di culto, e quindi abbiamo un corno di becco, che era quello che veniva utilizzato per richiamare le persone al culto pomeridiano, e un altro è un Nuovo Testamento, una Bibbia in francese appunto, che rappresenta il momento liturgico. Altri elementi invece sono un po' più vicini a noi da un punto di vista cronologico, e sono un banco, perché questo edificio è stato anche una scuola elementare, e poi il regolamento dell'Unione Giovanile del Charmis, che appunto si ritrovava in questi locali. L'ultimissimo elemento, che non sembrerebbe far parte dell'allestimento ma che in qualche modo ne è parte, è la stufa che c'è nel centro della stanza, perché è, come dire, l'emblema del luogo di incontro e dello spazio di riunione. La rete che abbiamo messo in piedi è partita fin da subito, quindi fin dall'inizio, fin dall'ideazione di realizzare questo progetto. Abbiamo contattato innanzitutto la Tavola Valdese con tutti i suoi vari uffici, quindi patrimonio immobiliare, l'ufficio beni culturali e poi chiaramente l'ufficio
edificio 8 per 1000. Ci siamo relazionati con il sistema dei musei delle Valli Valdesi, quindi anche con la Fondazione del Centro Culturale, il coordinamento dei musei e dei luoghi storici valdesi. Il nostro intento è stato fin da subito di lavorare in questa direzione, perché non volevamo e non avevamo intenzione, non credevamo che fosse utile realizzare un progetto per noi. Chiaro, era qualcosa che riguardava la chiesa di Villar, ma non avulso dal contesto, dal territorio in cui vive. Quindi si possono anche vedere dei pannelli che raccontano appunto gli itinerari che passano di qua, la rete degli altri luoghi. Noi crediamo, insomma, che il lavoro in rete sia necessario per valorizzare al meglio il patrimonio che abbiamo, per condividerlo, per far sì che avvenga anche un continuo contagio positivo, reciproco. Le reti sono sempre un vantaggio per tutti, perché danno modo di spendere ciò che sai con ciò che hanno appreso gli altri. È uno scambio di esperienze che evita l'omologazione, esalta la differenza, e da lì esce fuori la bellezza della costruzione del sapere.